Un nuovo grave incidente stradale lungo la provinciale brescellese si è verificato nella mattinata di giovedì intorno alle 12.30. Coinvolti ancora una volta una bici e un'automobile, questa volta tuttavia a ruoli invertiti rispetto agli ultimi incidenti che hanno caratterizzato le strade ravennate in queste ultime settimane. Il nuovo scontro è avvenuto a San Ruffillo all'incrocio con via Montecchio, dove la provinciale effettua una combinazione di curve già in passato teatro di incidenti. Un ragazzo alla guida di un Opel Corsa stava percorrendo la brescellese in direzione Faenza. Alle sue spalle una ciclista del borgo medievale. In prossimità dell'incrocio con via Montecchio, l'automobilista ha iniziato la manovra per svoltare a sinistra, fermandosi nel mezzo della carreggiata per concedere la precedenza ai veicoli provenienti in direzione opposta. La ciclista tuttavia non si è accorta in tempo della manovra dell'auto e ha impattato violentemente contro l'Opel. Un urto fortissimo che ha spezzato in due il tubo trasversale del telaio della bici e ha lasciato a terra la ciclista. A prestare i primi soccorsi sono stati il ragazzo al volante dell'Opel e diversi passanti che hanno chiamato il 118. Visto il racconto dell'incidente, il servizio di emergenza ha prontamente allertato l'elicottero di Romagna Soccorso. La ragazza, una trentenne, dopo aver ricevuto le prime cure da parte del personale sanitario giunto in ambulanza, è stata trasportata a bordo dell'elicottero, cosciente, per un ricovero d'urgenza al centro traumatologico di Cesena. Sul posto, per coadiuvare le operazioni dei soccorritori e mantenere la sicurezza della circolazione stradale, si è fermata una pattuglia dei carabinieri con a bordo il maresciallo Vincenzo Parinello, comandante dei carabinieri di Fognano, e il maresciallo Pino Pellegrino, comandante dei carabinieri di Brisighella, di passaggio lungo la provinciale. Infine è giunta sul luogo del sinistro anche una pattuglia della Polizia Municipale della Romagna Faentina per registrare i rilievi dell'incidente.